se è vero che i gatti non pronunciano delle vere e proprie parole, però è altrettanto vero che con la voce il gatto può dirci delle cose importanti. Iniziamo dal miagolio di richiesta, un miagolio prolungato, una specie di miau, miau, continuo, continuo, e soprattutto quando il gatto ha fame. Oppure abbiamo dei miagoli brevi e ripetuti, tipo miau, miau, miau. Questo soprattutto quando il gatto ci saluta. Quando diciamo che il gatto fa miau, stiamo dando la definizione di un suono onomatopeico, vale a dire trascritto come lo pronunceremmo nella nostra lingua. Ma se fossimo di lingua inglese, diremmo che il gatto fa meow e non miau. Se avete altre curiosità su come comunicare con i nostri amici animali, scriveteci a esperti@baovoice.tv. Stiamo preparando un libro in cui chiariremo ogni vostro dubbio. Quando il gatto è veramente infastidito, è più che un miagolio, è un brontolio. Il gatto emette questo brontolio prolungato fino ad arrivare alla vera e propria minaccia, che è il soffio. Il soffio è una specie di intimidazione. E quando un gatto soffia ci sta dicendo: stai lontano, non ti avvicinare. E infine, come non ricordare le fusa? Le fusa è questa cosa qua, che la fanno soltanto i gatti quando sono rilassati. Attenzione, il gatto può emettere le fusa anche quando si trova in difficoltà, perché le fusa rappresentano un modo per autotranquillizzarsi. E ora, aquile e tigre, provate voi a fare miagolì. Per mettere alla prova aquile e tigre utilizzeremo uno strumento particolare. Grazie a questo auricolare, le nostre intraprendenti reclute verranno guidate dalla voce del prof alla scoperta del mondo dei gatti. Aquila, vieni, devi cercare di fare miagolare i gatti. E come faccio a farlo? Devi cercare di interessarli. Non gli interessa. Questa prima prova miagolia è fallita. Devi stare fermo e fare... Non miagola neanche lui. Riprova. Miau. Miau. Mi guarda e basta. Proviamo con questi. Ecco. E perché è accaduto questo, che il gatto è salito e l'altro l'ha aggredito? Questo è un segnale di minaccia. Secondo te perché l'ha fatto? Perché era il suo territorio questo. Bravissimo. Perché ha invaso il suo territorio. E il gatto quindi cosa ha detto? Di andarsene via. Brava Aquila, riprova con questo miagolio. Ha miagolato. Hai visto? Bene.